questa settimana saper vedere, non si interessa solamente di architettura, ma anche di qualcos'altro. Presentiamo la fraternità di Padre Steyr, una fraternità di padri domenicani. Padre Steyr è arrivato a Novara circa 12-15 anni fa e ha ristrutturato con i suoi padri praticamente tutta questa struttura architettonica abbastanza sconosciuta ai novaresi. La chiesa di San Gaudenzio in Agognate. I domenicani sono tornati a Novara nel 1984. In un primo momento hanno fissato la loro sede in un modesto appartamento di via Carotti. Nel 1989 la diocesi ha disposto che ai domenicani fosse affidata la chiesa di Agognate, abbandonata da oltre 20 anni. Dopo un intenso lavoro di ristrutturazione, nel 1992 il ripristino della chiesa ha permesso la celebrazione della messa e la nascita di un punto di predicazione e testimonianza. Oggi la Fraternità di Agognate si compone di 6 membri tra religiosi e laici e costituisce un riuscito esempio di vita comunitaria. Ci dica un po' qualcosa lei di questa struttura architettonica che molti di noi novaresi non conosciamo. Intanto qui è arrivato un piccolo gruppo di domenicani nell'84, che eravamo soltanto in due, poi siamo diventati in tre e poi si è allargato. Ma prima di noi, i domenicani a Novara hanno una presenza storica che va al 1216, intorno al 1216, subito dopo la fondazione dell'ordine. Dell'ordine Quindi domenicano in Italia. i domenicani c'erano già prima, poi con la soppressione degli ordini religiosi. I domenicani sono andati via. Quando sono io ritornato insieme a un altro fratello in diocesi che ci ha accolto Monsignor Dalmonte, non siamo venuti subito ad Agognate, siamo andati prima in un appartamento. Eravamo in città in un appartamento, poi la comunità si ingrandiva e la diocesi generosamente ci ha dato questo luogo che era abbandonato, era una cascina abbandonata, la chiesa era. Ci stavano dentro i carri, ci mettevano gli strumenti del lavoro i contadini. La diocesi ci ha dato questo, ma non solo ci ha dato la diocesi, la chiesa e la casa, ma in un certo qual modo ha messo anche un po' a posto, perché tutti i tetti, alcune spese grandi la diocesi l'ha fatte, quindi il resto, che è una buona parte, poi l'abbiamo fatto. Noi, proprio noi con le nostre mani, Materialmente. materialmente, insomma, anche se c'è ancora tanto da fare, Voi avete una perché falegnameria, mi diceva, no? sì, abbiamo una falegnameria con cui abbiamo lavorato per tanto tempo, ma adesso non Non c'è è più che, tempo. che facciamo più questo tipo di lavoro, e poi si lavora normalmente con la gente che viene qui, ma poca, pochissima, perché i giorni feriali non viene nessuna messa, eccetto la domenica che c'è un po' di gente. Poi facciamo il venerdì sera, c'è la Lezio Divina e lì c'è un bel gruppettino. È nata una fraternità laica domenicana, ma normalmente andiamo a predicare. Ecco, questo è un punto di passaggio per la predicazione. Come era nei secoli Come scorsi, sempre sì, questo è perché stato. il vero convento del domenicano dovrebbe essere la strada, il cammino, in mezzo alla gente. Ecco. Qui siamo un po' fuori, purtroppo è così. Non ci abita a Agognate, non c'è nessuno. Ma pensavo prima alla sua trasmissione, che Saper mi vedere. saper vedere, e io pensavo, dico, ma come non c'è più sordo di chi non vuol sentire, non c'è più cieco di chi non vuol vedere, e ci sono delle persone che non vogliono vedere, non c'è niente da fare, e allora lei gli può dare tutti gli occhiali che vuole, ma quando c'è una cosa che non vogliono vedere, non la vedono. Siamo nella parte esterna del cortile della chiesa. Mi sembra che sia piena di crepe, almeno esternamente vedo una crepa che parte dall'alto, Sì. verticalmente arriva fino in basso. Beh, tutto è stato restaurato qui, come vedete, è l'unica parte che è Ah, che rimasta, è rimasta da terminare. da terminare, e adesso siamo un po' scannati perché no, perché c'è questo problema.
il riscaldamento a noi ci mette in ginocchio. Come in tutte le chiese italiane, sì, il costo è enorme. Allora, tenere la chiesa riscaldata, la casa riscaldata, l'anno scorso abbiamo speso 23 milioni, e per noi sono troppi. Il tetto com'è? Anche quello è... quello è stato rifatto, il tetto, quindi... però non è il problema del tetto, è il problema proprio che si muove la... Ma qui penso che sia un problema di fondazioni. Sì, sì, sicuramente... infatti non c'hanno le fondazioni. Allora... Questo è il capolavoro di Agognati, perché pur essendo una chiesa di campagna, pur essendo una chiesa di una cascina, è bella. Forse perché ci ho lavorato tanto, forse perché ci ho passato tante ore belle insieme al Signore, insieme a alcuni amici, ma è veramente bella. È bella nella sua semplicità, è una chiesa barocca, preesisteva prima una chiesa romanica, di cui vedremo poi l'abside. Ci sono alcune cose perché era spoglia, questa chiesa non c'era niente, non c'era pavimento, i contadini ci tenevano il trattore, gli attrezzi della campagna. Era un ripostiglio agricolo. Era un ripostiglio molto brutto. Pioveva, non c'erano le finestre, abbiamo fatto tutto quanto. E non c'erano neanche né opere d'arte né niente. Inoltre non era una chiesa domenicana, adesso vedrà che è diventata una chiesa domenicana. Cominciando dall'incontro di San Domenico e San Francesco, che è fatto da uno scultore di Castelletto Ticino che si chiama Enrico Barberi, è tutto rame sbalzato ed è molto molto bello, a mio avviso, perché almeno il volto di San Domenico l'ha studiato proprio sul vero volto di San Domenico di Bologna. E da quest'altra parte c'è una bella pittura, una copia del Sodoma, Santa Caterina da Siena, che viene dal nostro convento di Livorno. Una copia dell'ottocentesca. Una copia dell'Ottocento, sì. Sotto il pavimento c'è il riscaldamento, e qui c'è lo stemma domenicano, e abbiamo scritto il ricordo di Giovanni Quaglino, che è stato il preside del liceo artistico e che si era fatto laico domenicano, insomma, l'ultimo anno della sua vita. E sua mamma ci ha aiutato molto nel ricostruire la chiesa. Quanti anni di lavoro sono stati necessari? Mi sembra la fabbrica di San Pietro, ancora non è finito, sono 12 anni che lavoriamo, quindi sono circa 12 anni che si sta lavorando continuamente. E non è finita? No, non è finita, ci sono da fare ancora tante cose. Qui abbiamo un dipinto di San Martino de Porres, che è stato il primo santo di pelle nera, che è stato canonizzato. Domenicano. Domenicano, sì, in Perù. E qui invece, dall'altra parte, c'è San Gaudenzio con San Carlo Borromeo e l'Assunta. Ecco, una tradizione che abbiamo detto che esisteva qui ad Agognati, c'era una grande festa il giorno dell'Assunta. C'era addirittura il mercatino, la fiera che facevano qui. È stata trasferita il giorno 8 di agosto, che facciamo la festa di San Domenico, che viene tanta gente. Tanta gente. Sì. E allora qui ho fatto fare io questo quadro, che mi sembra bello e anche significativo. Oltre ad esserci San Domenico e Santa Caterina, come di solito, ci sono due laici, Pier Giorgio Frassati, che è già beato, e Giorgio Lapira, di cui c'è il processo di canonizzazione, il sindaco di Firenze. Interessante è questo pannello sotto, che mi sembra anche piuttosto bellino, anche pieno di significato. Intanto si vede Novara, la torre di San Gaudenzio, dell'Antonelli, sulla sinistra. Ecco, e San Domenico che riceve da San Pietro e Paolo il mandato di andare a predicare. E la gente viene ad Agognati, si vede la chiesa di Agognati, chiesa, la si vede la gente che dopo la predicazione va in chiesa. Qui siamo dietro l'altare maggiore. E abbiamo aperto questa parete perché dietro c'era questo, a me sembra molto bello, anche se nel territorio di questo pittore ci sono diverse cose, sembra che sia un certo Bartolonus del 1400, non ricordo mai le date, ma la cosa bella di questo dipinto che abbiamo tirato fuori noi e stiamo lavorandoci ancora, è che abbiamo trovato San Gaudenzio.
sotto si vede molto probabilmente il benefattore che ha aiutato a costruire la chiesa quindi romanica, la primitiva chiesa. Magari tornare nella chiesa di San Pietro Martire Rosario, ma quello no, non dipende da noi. Ma ci sono altre chiese in città chiuse, non so, San Luigi in via Mossotti è sempre chiusa, una bella chiesa, piccolina con degli affreschi moderni, non so se la conosce. Sì, Via Cavallotti, via l'avevo Mossotti. vista, sì. Beh, E quella ma se è se sempre si vede, chiusa. sarebbe che la nostra chiesa, c'è Certo. la nostra ex chiesa, perché poi, vabbè, ma... Poi c'è quella chiesa che c'è a fianco del Coccia, dietro al battistero Ah sì, del quella lì, Duomo, che quella lì quella è una era di bella chiesa. una congregazione, non so di che Dio, di una Ma io confraternita. non ricordo, in passato dicevano messa, anzi c'era la messa dell'artista lì. Gli artisti di Novara la domenica andavano, gli artisti o comunque gli Sì, amanti io avevo dell'arte. pensato di rifare anche io la messa degli artisti, e mi ero messo d'accordo, ho parlato ai tempi quando c'era vicario Monsignor Zaccheo, ma poi non si è fatto più niente. Siamo nella biblioteca della Fraternità Domenicana. Qui siamo con Padre Domenico, che conosce bene la storia dei domenicani a Novara, risale intorno al 1216, se non Sì, sbaglio. e le prime tracce, i primi accenni storici sono attorno dal 1216 in avanti, cioè proprio dagli albori dell'ordine domenicano. Dal 1256 sappiamo della prima fondazione di un convento domenicano qui a Novara, in una zona detta Borgo San Gaudenzio, con una chiesetta che gli storici ci hanno rimandato come San Gaudenzio fuori le mura. Questa comunità è una comunità un po' particolare, in quanto è composta sia da frati religiosi domenicani, sia da laici. Noi facciamo accoglienza per gruppi di preghiera, per persone che bussano alla nostra porta cercando anche un aiuto spirituale. Ecco, quindi abbiamo un'attività di incontro con gli altri, con la gente, non strettamente o tecnicamente a livello di assistenza sociale, come può essere una mensa o un dormitorio. È un'attività più specifica dal punto di vista spirituale.